Beh, una giornata importante, arriva l'Italia, un grande messaggio di speranza, di fiducia per il futuro. Foni è un evento culturale che la regione finanzia in termini molto sostanziali, insieme con tanti eventi che in questo momento si stanno svolgendo su tutto il territorio regionale. Ma un momento importante, di fiducia e anche un momento nel quale richiamiamo le giovani generazioni a un concetto di responsabilità che non può essere mai scollegato dal concetto di libertà. Quello della legalità è un tema centrale perché ci aiuta e ci sostiene nel rilancio del nostro paese dopo un periodo così difficile, nell'utilizzazione delle risorse europee che stanno arrivando e soprattutto nella crescita della nostra comunità civile, che deve trovare la strada del riscatto rispetto al passato, rispetto ai soprusi della criminalità organizzata, rispetto ai temi della camorra che ci ha rubato futuro e terreni, e quindi anche il tema dei beni confiscati come quello del racket, dell'usura, sono tutti temi di rilancio. Voglio dire un'altra cosa che secondo me è importante. Il tema dei diritti delle persone, e quando parlo di diritti delle persone e dei valori costituzionali parlo naturalmente dei migranti che sono soprattutto in provincia di Salerno, in provincia di Caserta, e spesso diciamo il loro impegno non è premiato da un'attenzione adeguata ai loro diritti, e io credo che noi dobbiamo garantire anche questo per essere il paese Italia, cioè il paese che siamo e che abbiamo diritto ad essere. Next Generation Campania, io credo che noi l'abbiamo anticipato qui a Giffoni. Abbiamo sempre tenuto a cuore con questo festival incredibile il futuro dei ragazzi, il protagonismo dei giovani, dei bambini. Sicuramente la politica della Regione Campania in questo senso, insomma, accoglie completamente i valori del Next Generation EU, capitale umano, formazione, educazione innovativa, start-up, imprenditorialità, protagonismo giovanile, saranno i capisaldi della nostra nuova programmazione. E venire qui oggi a Giffone e vedere di volta in volta anche le trasformazioni fisiche che si stanno realizzando con il nuovo museo del cinema, quindi l'aspetto culturale, la nuova grande sala da 5.000 persone. Giffoni si evolve ed è sempre più in grado di accogliere i ragazzi, i giovani e di offrire nuovi servizi. Quindi per noi il Next Generation è già iniziato e lo andremo solo ad ampliare, valorizzare e potenziare sempre ben radicati ai nostri territori. Ci sono tanti ragazzi dell'Academy che poi sono coinvolti nelle iniziative di Giffoni. Nel passato sono stati davvero tanti, quest'anno ce ne dovrebbe essere un paio. Questo già di per sé è un fatto incredibile, che effettivamente questo fatto di creare questi talenti, di dargli consapevolezza del loro potenziale, significa poi metterli veramente a disposizione di tutto il territorio. Poi noi facciamo molto digitale, Giffoni è digitale, è un'eccellenza il digitale nei contenuti, nel gaming, e quindi le collaborazioni ci sono sempre state e credo ci saranno sempre più nel futuro. Io tutto quello che è il mondo del digitale, del gaming, dei contenuti, del cinema, è estremamente oggi legato alle tecnologie digitali, e dobbiamo fare in modo che la parte più creativa, che è bellissimo che stia qui a Giffoni, possa interagire ancora meglio con la parte nostra un po' più tecnologica. Quindi mettendo insieme i creativi con i nerd, forse il risultato sarà veramente eccezionale. Il nostro motto, quello di Procida Capitale, era la cultura non isola, è proprio quello che sta facendo anche Giffoni. Sulla base di dinamiche, di processi culturali si tiene unito il mondo, e questo è un grande messaggio importante perché le generazioni crescono con questi valori ed è una cosa che fa bene all'umanità. Quindi spesso appunto ci dividiamo su banalità, è importante questo messaggio che viene da Giffoni con costanza ogni anno. Bisogna comprendere cosa potrebbe essere un master plan di sviluppo strategico di un territorio, in particolare per il Cilento, un'area protetta bellissima che però da molto tempo è priva di una visione.
grazie alla scelta del Presidente De Luca di mettere in campo anche per un territorio prezioso come quello del parco, finalmente dobbiamo esprimere la nostra rotta per il futuro. Il Cilento è un po' come un baule pieno di tesori, tra cui ci sono gli straordinari patrimoni UNESCO come gli scavi di Eleavelia, la prima città greca insediata sul nostro territorio, abbiamo il patrimonio della dieta mediterranea, poi abbiamo la Certosa di Padula, gli scavi di Pestum, insomma una ricchezza veramente straordinaria e, cosa che accade molto meno raramente, l'uso corretto di questi patrimoni UNESCO. Dobbiamo trovare esattamente il fil rouge che lega questi patrimoni UNESCO e li fa diventare opportunità per il futuro. E noi lo faremo sicuramente anche all'interno del disegno strategico che vorremmo proporre grazie alla Giunta regionale Campania, al Presidente De Luca, che ha scelto di andare oltre una visione consolidata e statica e proiettarla nel futuro. Pompei è da più di 250 anni, da quando è iniziato la riscoperta scientifica del sito, un esempio straordinario di come possiamo guardare il passato come un modello di vita, non solo il singolo monumento, non solo il singolo oggetto, il singolo reperto, ma una città intera con le sue necropoli, con gli spazi pubblici, con le case. E dunque la scoperta di un altro mondo. E questo confronto con il passato oggi non può prescindere ovviamente da una visione ampia del territorio che vogliamo raccontare, usando però anche il digitale, per un modello sostenibile di fruizione, di conoscenza, di condivisione dei dati. Diamo un giudizio molto lusinghiero e siamo molto contenti dei risultati, perché sono tutti eventi di alto livello e di risonanza nazionale, nel caso dei Giffoni, come è nella tradizione di questa manifestazione, anche di livello internazionale. Non era facile far coesistere una bella organizzazione, una bella partecipazione, anche numerosa partecipazione, con la tutela delle regole del distanziamento e della sicurezza. I risultati sono assolutamente positivi e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare della virtuosa collaborazione gli organizzatori di tutti gli eventi e in particolare delle forze preposte ai servizi sanitari, che hanno lavorato in piena sintonia con i comitati organizzatori e quindi abbiamo garantito bellezza, partecipazione ma anche sicurezza.